Con noi al telefono abbiamo Riccardo Spagnuolo, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Ecco, dopo Licia la Nera sentiamo adesso il drammaturgo e attore della compagnia Fibre Parallele che ha realizzato questo spettacolo La Beatitudine che potremo vedere a Prato il 29 settembre, sempre all'interno del Festival Contemporanea. E partiamo però da lontano, diciamo così, drammaturgo, tu sei attore e drammaturgo, cioè autore dei testi della compagnia. Che cosa, di solito, come dire, intervistiamo gli attori, i registi, eccetera, è più difficile, no? Sentire la voce degli autori, soprattutto degli autori di oggi che scrivono testi originali. Allora, dici qualcosa sulla tua attività di autore di testi teatrali, come lavori, come nascono i tuoi testi? Iniziamo col dire che io non mi ritengo un autore puro, nel senso che diciamo, i lavori con Fibre Parallele sono nati tutti da diciamo, un dialogo tra la parte che scrive e poi la parte che mette in scena. Quindi diciamo che il nucleo della creazione artistica è data proprio da un confronto dialettico. Poi, d'altra parte, c'è bisogno di qualcuno che butti giù le idee, le intuizioni e che sviluppi poi una linea drammaturgica. E questo è stato, insomma, il mio ruolo in tutti gli spettacoli che abbiamo fatto, nel senso che sono sempre co-creazioni, ma nel corso degli anni poi, diciamo, abbiamo trovato un bilanciamento tra ideazione, scrittura e messa in scena. È un lavoro di scrittura che viene fatto in progress perché si iniziano magari da delle immagini, io butto giù delle scene, le si prova in sala, il giorno dopo tutto quel materiale che abbiamo scelto viene poi messo da parte perché magari non funziona, allora bisogna riscrivere. Quindi è un continuo lavoro di riscrittura, di rivalutazione di quello che si è fatto, di domande continue, ma dove stiamo andando, ma che cosa vogliamo dire? Ed è un lavoro, insomma, d'insieme. Quindi, insomma, questo è stato più o meno il percorso di questi anni. Ecco, nello specifico Lo splendore dei supplizi è piuttosto complicata come struttura, perché ha più piani, più personaggi, c'è questo gioco tra le coppie e poi c'è la figura di un mago che è una cornice, ma anche un personaggio. Che cos'è questo mago? Ci puoi raccontare che ruolo ha questa figura? Sì, nella Beatitudine il mago ha, diciamo, un duplice ruolo di specchio, della linea poi narrativa, della parte, di finzione che è all'interno dello spettacolo, ma anche, diciamo, di specchio, rispetto al pubblico, a quello che poi accade, nel teatro. E il mago è un po' la personificazione di tutte quelle aspettative che crescono nei personaggi e negli attori e che poi vengono in qualche modo disattese, un po', diciamo, il re della volontà di piacere e anche un po' la chiave è quella più facile che ti consente di aprire lo scrigno, ma il problema è che poi anche se lo apri con lo scrigno, il doppio fondo è più nero del contenuto dello scrigno, quindi diciamo è come una specie di chiave di passepartout per ottenere delle cose facilmente, in questo la magia, l'illusione. Ma diciamo, poi nella realtà ci rendiamo conto che queste facili soluzioni poi non trovano diciamo, un'effettiva corrispondenza con la realtà. Ecco, dicevi un doppio fondo, no? Quindi una realtà che ha più livelli, più piani, difficile da decifrare. Abbiamo ascoltato qualche minuto fa anche un estratto dal vostro spettacolo, un frammento, in particolare il monologo iniziale, dove si dice di questa realtà che non si sa più che cos'è, la posso toccare, ma mi sfugge allo stesso tempo. Ci puoi dire qualcosa a questo proposito, proprio di queste parole che abbiamo ascoltato? Diciamo che noi negli spettacoli abbiamo, ma penso che ogni artista lo faccia in qualche modo, ogni artista cerca di contaminare la creazione artistica con la propria vita. Questo non vuol dire, insomma, mettere in scena sulla pubblica piazza i propri fatti, perché poi interviene
la tecnica, interviene il mascheramento, però ogni artista ha delle domande vitali, delle domande cruciali che lavorano sia nella testa che nella pancia. Per cui penso che questo sia, diciamo, quello che poi rende il teatro e altre forme d'arte vive, no? Quando c'è questa connessione tra quella creazione artistica e le domande che scaturiscono dalla realtà che uno vive. E in questo caso, diciamo, la realtà che poi portiamo sulle tavole del palcoscenico è una realtà che tu hai definito atroce, io la definisco anche atroce e amara, perché appunto viviamo in tempi interessanti da un certo punto di vista, ma anche devastanti, perché poi Se non, sì. sì, certo, se fossero completamente al di fuori di noi e li si potesse osservare sotto una lente, no? Potrebbero essere anche solo interessanti, se ne Esattamente. siamo travolti, naturalmente. Esattamente, però insomma, poi la vita arriva e chiede il conto, insomma. Quindi questo duplice piano di realtà finzione a un certo punto si rompe, no? Si rompe lo specchio, si rompe la finzione scenica, si rompe, il mago non è più un mago, è un attore come tutti gli altri, insomma, e quindi a un certo punto si ritorna, violentemente all'impatto con la realtà. Bene, grazie mille a Riccardo Spagnuolo, in bocca al lupo, e buon Prezi, lavoro, a grazie a presto te. e ci vediamo a Prato, grazie. Grazie a te, arrivederci.